Gli accertamenti a carico della Cecere furono compiuti all'epoca dai carabinieri, che effettuarono una perquisizione. Si conclusero in pochi giorni senza, come oggi, pare emergere in modo certo, che la polizia impegnata in via principale nell'attività investigativa abbia mai avuto modo di conoscere gli elementi acquisiti in quella particolare porzione di indagine. Così scrive il Pubblico Ministero al termine delle indagini sull'omicidio di Nada Cella, impiegata presso lo studio del commercialista Marco Soracco. La giovane fu tragicamente uccisa la mattina del 6 maggio 1996 nel suo ufficio a Chiavari, Genova, dove lavorava come segretaria. Anna Lucia Cecere è indagata dalla Procura di Genova come presunta assassina, mentre il commercialista Soracco e sua madre, Marisa Bacchioni, sono accusati di favoreggiamento e false dichiarazioni. Per tutti e tre gli indagati è stata richiesta la prosecuzione del procedimento penale e la decisione del giudice è imminente. Dall'approfondita documentazione delle indagini condotte negli ultimi tre anni, emerge, come affermato dal Pubblico Ministero, che nonostante l'imponente sforzo investigativo e l'ascolto di 275 persone, molti errori furono commessi all'epoca e la collaborazione tra polizia e carabinieri fu assente. Anna Lucia Cecere finì sotto inchiesta quando una vicina riferì ai carabinieri di averla vista fuggire dalla scena del crimine, un edificio di via Marsala, nel centro di Chiavari. I militari perquisirono la sua abitazione e sequestrarono alcuni bottoni simili a quello di metallo macchiato di sangue trovato sul luogo del delitto. Anche la polizia indagò su di lei e sul motorino che si presumeva avesse usato per allontanarsi da via Marsala. La procuratrice Dotto rileva quanto segue. Gli accertamenti compiuti dalla polizia nell'immediatezza presso la motorizzazione avevano consentito l'identificazione della proprietaria del ciclomotore nella persona di Anna Lucia Cecere. Gli accertamenti erano del tutto indipendenti da quelli svolti in quegli stessi giorni dai carabinieri. Ma i due corpi inquirenti non condivisero le informazioni raccolte e le indagini non presero il volo. Così, il pubblico ministero responsabile della prima indagine, Filippo Gebbia, decise di archiviare la posizione di Anna Lucia Cecere dopo soli 5 giorni. Ora, a quasi 28 anni dai tragici eventi, i bottoni rinvenuti durante la perquisizione nella casa della donna rappresentano uno degli indizi più gravi contro di lei. Si rivelarono pressoché identici a quello smarrito dall'assassino durante l'aggressione fatale. È solo un caso? All'epoca il confronto fu effettuato solo attraverso alcune fotografie. Questo è quanto afferma la procuratrice oggi. Il raffronto fu eseguito in modo del tutto superficiale. Il dottor Pasquale Zazzaro, dirigente del commissariato, e l'ispettore Ramondo sono risultati invece sorprendentemente all'oscuro del ritrovamento dei bottoni. La sottovalutazione di ogni informazione sul conto della Cecere da parte della polizia, nella convinzione che i carabinieri avessero sviscerato ogni possibile informazione su di lei, è uno degli elementi che determinarono lo svilimento dello straordinario ritrovamento dei bottoni. La PM Dotto sottolinea: il bottone rinvenuto nella scena del crimine ha da sempre rappresentato una sorta di firma lasciata sul luogo del delitto. L'ultima fase delle indagini ha permesso di identificare anche le armi utilizzate nel delitto, un fermacarte in onice e una pinzatrice. La procuratrice descrive quindi la dinamica dell'omicidio. Dopo aver usato il fermacarte, appare altrettanto ragionevole sostenere che successivamente, una volta vinte le resistenze della vittima che si era rifugiata nel suo studio dopo i primi colpi, l'assassina, ormai in preda a follia omicida, abbia usato sul capo di lei anche l'altro strumento dotato di spigolo vivo, e cioè la pinzatrice, prelevandola dalla scrivania di Nada, dove era solitamente riposta. La pinzatrice, strumento utilizzato nell'omicidio, non è mai stata rinvenuta, forse deliberatamente fatta sparire dal responsabile del crimine. D'altra parte, un fermacarte in onice è visibile in alcune fotografie scattate dopo l'omicidio,
posizionato sulla scrivania di Soracco. In un secondo momento, durante ulteriori scatti, il fermacarte sembra essere scomparso, per poi riapparire pulito tra gli oggetti sequestrati dalla polizia. Un dettaglio finale da considerare è che un mese prima della sua morte, Nada aveva confidato alcune informazioni cruciali a uno zio. Nonostante ciò, anziché rivelare immediatamente quanto appreso agli inquirenti, l'uomo aspettò un anno e mezzo prima di parlare.